Ah, questa la devo registrare, ragazzi. Questa, non so che cosa ne verrà fuori, ma la devo registrare. Allora, Nintendo Switch inviata per non si accende, non carica più, perché dopo una caduta. Ok? E la console è stata chiaramente aperta già in passato o da altre persone, quindi le viti mancavano alcune viti, manca anche qua una vite. Mancano le viti della porta. Manca un po' di roba, ok? Anche qui no. E adesso vi faccio vedere il disastro che c'è qua. Allora, andiamo pure sotto al microscopio, però lo alziamo un attimino perché così riusciamo a prendere l'immagine sotto. Allora, microscopio. Andiamo a metterci le luci. Allora, io qui adesso ho questo disastro qua. Allora, qualcuno in passato ha cambiato la porta o ha tentato di cambiare la porta e non ci è riuscito e l'ha mandata a me. Può essere. Ok? Quindi dopo una caduta che si sia rotto tutto? Sì, probabile. Ok? Come anche il fatto di... Bello. No, qua non... signori, dai. Non potete dirmi dopo una caduta non ha più funzionato. Questa non ha mai funzionato. E la porta è così. Ok, va bene, è un caso interessante. Quindi qua è ok. Vediamo che cosa fa? No, non vediamo che cosa fa. Intanto gli stacchiamo direttamente la batteria. Perdonate se non vedete nulla ad immagine. Adesso sposto un attimo. Ah, e in più, lo stesso, la porta è lo stesso anche all'interno. Spero si riesca a vedere. È smanganellata completamente. Ci sono piedini che vanno in giro dove vogliono, sono tutti aggruppati, tutti abbracciati insieme. Quindi è fantastica la cosa. Ma va bene. E questa è una HACCPU 20. Tecnicamente dovrebbe essere una di quelle console che ha il processore leggermente più resistente e quindi crea meno problemi quando c'è la porta distrutta così. Ma andiamo a vedere. Aspettate un attimo, ecco qua. L'immagine da sopra, così riuscite a vedere. Ok, crea un attimo di ombra. Sì, ecco qua, così c'è la bella immagine luminosa. Andiamo a metterci in zoom e andiamo a smontare un attimo la scheda. E la prima cosa che facciamo è andare immediatamente a togliere la porta. Questa qua è già stata aperta, si vede. Perché è strappata. Spero non ci siano ulteriori danni. Comunque, andiamo avanti a togliere tutto quanto. Togliamo la porta e poi, solo dopo aver tolto la porta, andiamo a fare le misurazioni per... Cioè, guarda, questo non è neanche attaccato. Attaccato per niente, è anche storto, sì. Questi qua hanno la tendenza a... Ad andare storti, non so se si riesce a notare. Zoom, andiamo più zoom. Andiamo con lo zoom. Perdonate se la cosa. Vedete che è un attimo piegato. Non crea moltissimi problemi, però quando comincia a essere piegato, le connessioni o da un lato o da un altro non sono ottimali, quindi potreste avere problemi di giochi, ok, che non riesce a leggere la cartuccia, oppure sul touch, ok, che non essendo collegato bene. Il touch non comunica con la scheda, magari avete delle zone morte o roba del genere. Quindi noi facciamo delicatissimamente con i polpastrelli, andiamo a premere un po' in senso contrario, in modo da raddrizzarlo un attimino. Ecco qua, adesso è un po' più dritto, ok? In modo che così la prossima volta che lo andiamo a collegare, ok, bello dritto e si inserisce in maniera perfetta su questo connettore qui. Eccolo qua. Allora, zoom out. Molto bene. E allora, continuiamo. Togliamo la ventola. Togliamo il resto delle viti. Anche sulla scheda. Stacchiamo tutti i cavetti, i connettori. Allora, connettore della ventola. Via. Connettore per i pulsanti qua sopra. Via. Connettore dello schermo, via.
antenna wifi, antenna bluetooth, corsia per i joycon, retroilluminazione, la cassa audio, l'altra corsia per i joycon, l'altra cassa audio. Ok, adesso rimangono 1, 2, 3, 4 viti. E ho già visto che queste sono quelle esterne. Sì. Hanno messo le viti esterne all'interno, che quelle esterne sono, non sono magnetiche e hanno anche un filetto diverso, quindi fantastico. Hanno bruciato qualcosa. Hanno provato a mettere, cambiare la porta direttamente dall'interno. Allora, vedete? Questa qua è magnetica. Quelle magnetiche vanno sulla scheda. Quelle non magnetiche, vedete? Magnetico, non magnetico. Quelle non magnetiche sono quelle che vanno qui sotto e qua sopra. E hanno un filetto diverso rispetto a quelle magnetiche. Mi aspetto di vederne un'altra, eccola qua. Questa non è magnetica, vedete? Non riesco a prenderla. Ecco, questa è la seconda vite che hanno usato al posto sbagliato. Può capitare, sono nere. Ci si può confondere. Queste due sono le due viti che hanno utilizzato fuori, che adesso si riuniscono insieme ai loro compagni. Ecco qua. E queste due sono le viti non magnetiche che vanno insieme alle altre della scocca esterna. Ok. Andiamo a estrarre la scheda. Molto bene. Andiamo a prendere la nostra fidatissima piastra. Ecco qua, già con i magneti pressoché in posizione. Ok, e andiamo a togliere la nostra porta, che in questo momento non sta facendo nulla. 450 gradi, 30% di aria, in questo caso utilizzo non 50, ma direi la alzo a 50, così faccio prima. In questo caso mi aspetto di vedere anche delle piste danneggiate sotto, secondo me. Qua non hanno utilizzato stagno al piombo, si vede perché sennò sarebbe già tolta la porta. Hanno lasciato le saldature originali, lo stagno originale, hanno saldato solo la porta sopra, ma chiaramente hanno bruciato la porta prima di riuscire a saldarci quella nuova. Quindi sarà un po' difficile. E ci vuole un po' più tempo rispetto alle altre porte. Ecco fatto, la porta è caduta. C'è un odore tremendo di plastica bruciata, ma vabbè. Allora, adesso andiamo a toglierla, verificare. Ma che bella sorpresa! È ancora tutto intatto. Wow! Vi faccio lo zoom direttamente da qua, così riuscite a vedere meglio. Scusate se quando vado a fare zoom, non zoom, ci sono tutte le piazzole, wow! Questa scheda forse è fortunata. Ok, e adesso che abbiamo rimosso la nostra porta, ok, forse hanno cambiato BQ, c'è del flussante lì, ma non mi dà l'idea che sia un attimo... Non lo so, vabbè,
Allora, andiamo a verificare un attimo. Qui, M92. Qual è la situazione di M92? Allora, tra l'altro, ragazzi, mi sono arrivate ieri delle nuove sonde, ok, per il mio multimetro e sono fantastiche. Sono veramente formidabili. Aspettate un attimo che vi metto il multimetro a schermo. Collega. Ok, molto bene. Andiamo in modalità di yodo. Perfetto. Ecco, queste sonde qua nuove che ho comprato, parte che vengono con un kit, adesso ve lo mostro. Facciamo prima a fare così. Off topic. Andiamo a prendere la nostra confezione. Ecco qua. Una di quelle confezioni nuove che ancora non ho aperto, teoricamente. Giusto? Che non faccio la figura di caco, no, ok. Allora, ecco qua. Questo è uno di quei kit che ho comprato su AliExpress. Potete andare, se desiderate, vi posso mettere un link in descrizione. O per chi me lo volesse chiedere, basta scrivermi sotto nei commenti, gli fornisco il link. Questo è il marchio MTOVL. E sono delle sonde, è un kit per le sonde del multimetro un po' universali, diciamo, generiche, con coccodrilli grandi, coccodrillini più piccoli, con i banana plug, vengono detti, questi qua per attaccarsi con bulloncini o cose del genere, le sonde vere e proprie, tutto staccabile, ok? Con chiaramente i relativi tappi, eccetera, e il cavo, ok? Devo dire che e chiaramente c'è anche la possibilità di avere delle punte, ok, che sono avvitabili. Queste punte si avvitano. Ok, qua c'è il cappuccetto, si toglie il cappuccio, qui c'è il posto dove si avvita la punta, poi rimetti il cappuccetto e la punta viene fuori per quel tanto che basta, come qui, vedete? La cosa fantastica di queste sonde è che rispetto alle mie precedenti, che sono arrivate insieme con il multimetro, ok? Quindi il mio multimetro aveva già delle sonde. E ho avuto un'interruzione. Allora, stavo dicendo, rispetto alle sonde che mi erano arrivate insieme con il mio multimetro, ok? Allora, queste qui, adesso vi metto resistenza, ok? Adesso è in resistenza. Queste sonde qua, vedete che bassa che è la resistenza? 0,1. Ed è fantastico. Le mie vecchie sonde facevano 0,5, 0,6, 0,7, un po' a seconda di come volevano loro. Queste invece hanno un buon contatto anche con tutti i componenti sulla scheda rispetto alle mie vecchie sonde. Hanno un perfetto contatto sul multimetro, infatti, tant'è vero che la loro resistenza è bassissima, ok? Alcune volte ho visto anche 0, ecco, 0,6, anche 0,4, 0,2 a volte. Ma a me mi sta meglio così rispetto a quelle precedenti, perché in questa maniera riesco a fare misurazioni decisamente più precise. E sono completamente soddisfatto di questa cosa qua, quindi se volete anche voi, e eventualmente posso anche dire le acquisto un attimo in blocco e comincio a venderle, le rivendo, perché è veramente un ottimo prodotto e utile. Utile anche per il solo semplice fatto che si rompe il cavo, cambi il cavo, non serve che vai a comprarti tutta la sonda, eccetera. Il cavo ti costa 1 euro, 2 euro, tutto il kit costa cos'è, 15 euro circa? 10-15 euro? Quindi si rompe il cavo, cambi il cavo, non hai necessità di ricomprare l'intero kit. Si rompe la punta, ti compri la punta, ti costa centesimi, capito? È molto meglio, molto più versatile la cosa. Comunque, chiusa parentesi. Allora, ritorniamo sulla scheda. Ok, che adesso è anche ora di pranzo per me. Perdonate se vedete sempre la telecamera che fa così, ma purtroppo ho lo zoom manuale, ok? Con il pulsante, quindi vado a premere sul pulsante, la telecamera la vado a toccare, eccetera. Allora, rosso sulla massa. Ok? Nero, andiamo a fare le misurazioni, però andiamo a mettere in diodo, modalità diodo. Allora, andiamo a vedere. M92, ciao ciao. Ciao ciao. Questo va anche bene.
M92 è esploso. Quindi vabbè, dobbiamo andare anche a fare questa cosa qua. Ma andiamo a vedere il condensatore più importante. No, un altro processore bruciato. No, e beh, ragazzi. Dopo andare a fare queste cose qua, non è, io non lo so. Va bene. Facciamo come se non fosse successo niente, ok? E andiamo avanti. Io intanto fermo un attimo, vado a mangiare perché ho fame. E dopo torno. Andiamo a sostituire M92, ok? E andiamo. P13 come sta? P13 starà male. Eh sì. Andiamo a togliere un attimo di componenti. Vediamo se la scheda si accende. Se non si accende, pazienza. La console è per pezzi di cambio. La scheda è per pezzi di cambio. Il resto della console magari anche no. Però a questo punto è la seconda che mi arriva in breve termo, in breve termine. In breve tempo, scusate, l'italiano non è il mio forte, anche se sono italiano. No, scherzo. Comunque, ogni tanto mi si ingambera la lingua. Allora, e anche il cervello, tante volte. E andiamo a fare le solite pratiche. Cambiamo M92, togliamo P13 che comunque non ci interessa. Andiamo a verificare un attimino in giro, magari c'è qualche altro componente che dà fastidio e non è il processore. Quindi vedremo. Ma nel caso, niente, questa scheda secondo me è già di per sé morta. Gli diamo una speranza? Può essere. Gli diamo una speranza e vediamo che cosa succede. Nel caso, mal che vada, comunque, come ho già fatto in un precedente video, gli vado a staccare il processore. Aspettate un attimo che zoomo fuori, tolgo lo zoom. Gli vado a staccare il processore, vedere che cosa succede. Se la scheda in sé risulta buona, allora vuol dire che è il processore. Se invece togliendo il processore il cortocircuito rimane, eccetera, c'è questa comunque piccola possibilità che sia qualche altro componente, per esempio il MAX qua dietro, che è quello che controlla le linee di voltaggio per il processore, potrebbe essere in cortocircuito lui, o altre cose, ma purtroppo ne dubito, perché questo condensatore qui va direttamente sotto al processore. E ve lo posso anche dimostrare con un'altra scheda. Con la precedente scheda, che tra l'altro è rimasta qui, ok, come pezzi di cambio, e se io vado a prendere questo punto qua e cercare qualcosa sotto il processore, risultano molti punti in diretto contatto con il processore. Quindi se io trovo un cortocircuito qua, è praticamente quasi impossibile che non sia il processore, purtroppo. Quindi vabbè, adesso vado e torno, ragazzi, e poi ci vediamo per riuscire a vedere se questa qua è salvabile oppure no. Allora, rieccomi qua. Ho staccato la memoria. Eccola là sopra. Ho staccato M92. Ho staccato P13. Ok? E indovinate un po'. Come nel precedente video che ho già fatto. Zero. E anche il condensatore qui che... Zero. Gli altri chiaramente adesso sono a posto perché non c'è M92, quindi non c'è cortocircuito da nessuna parte per questo motivo qua. Di per sé il resto delle linee risulta a posto, ma siccome c'è il processore in cortocircuito, tutto il resto se n'è andato. Allora adesso non facciamo... Anche se comunque non so se cambia realmente qualcosa, ma non facciamo iniezione di voltaggio, ok? Andiamo direttamente a questo punto a prendere e staccare il processore. Senza perdere troppo tempo, andiamo a verificare se la teoria ancora una volta è giusta. Se c'è quel condensatore lì in cortocircuito, la console si può buttare, si può solo usare per pezzi di cambio, mai buttare l'elettronica. Può sempre essere utile a sistemare qualcos'altro. Andiamo a togliere l'H metallica. L'H metallica tolta. Andiamo subito allora a vedere, togliendo il processore, cosa succede.
Ok, ancora una volta, ecco qua, processore alzato perfettamente. Quindi non ci sono sfere di stagno che si uniscono tra di loro, che creano il contatto sbagliato. Quando succede questo, chiaramente non serve a niente fare reballing. Se si vede che una o più cose che vanno all'interno del processore risultano in cortocircuito, reballing non serve assolutissimamente a niente. Adesso prendiamo la scheda. Spostiamo in modo che si raffredda e andiamo a verificare. Cosa succede adesso al condensatore che risultava in cortocircuito, secondo voi? Secondo me non mostra più il cortocircuito. Allora, eccoci qua, questa è la zona, come sempre, dopo vi faccio vedere anche cosa si collega. Allora, puntale rosso sulla massa, la massa ce l'abbiamo già qui, siamo già comodi. Eccola là, 0,23. Adesso è basso il valore perché c'è calore sulla scheda, una volta che questa si sarà completamente raffreddata, dopo anche il bip non mi... Andiamo a misurare questo, 0,35, vedete? Questo qui, 0,28. E lui continua a salire finché non raggiunge 0,36, 0,4. Quindi, ciao ciao processore anche qua. RIP CPU, riposa in pace CPU. Addio, un'altra Nintendo Switch maltrattata a morte, purtroppo. Ecco qua. E questa linea qua che dicevo, ok, ve lo posso mostrare anche tutto in un singolo blocco di immagine. Allora, se noi andiamo in resistenza, ok? Adesso siamo in resistenza e andiamo tra questo punto qui. Allora, vedete che c'è, allora, questo, eccolo qua. Allora, questa è la parte centrale, ok? Questa è la parte dove c'è il triangolino, ok? Anche sulla... Ecco, adesso ve lo faccio vedere direttamente. Eccolo qua. Questo è il triangolino, ok? Che va in riferimento con questo, da questo lato qua, dove ci sono anche le RAM, per capirci, ok? C'è un punto, ok? Questo qua. Io prendo come riferimento questo angolo qui. La pallina subito sopra, questo angolo qui, è direttamente collegata, adesso ve lo faccio vedere in un unico, eccolo qua, da qui a qui. Aspettate che... No, c'è il flussante, un attimo solo. Il flussante impedisce il contatto. Adesso non è che mi importa di pulire la console o altro, ma... Ok. Allora, io vado a prendere da qui. Non ho riuscito a vedere. Allora, io vado a prendere da qui. Ok, che è il condensatore del... fino a qui. Dov'è che andava? C'è un punto qui che allora mettiamo in continuità con il bip. Allora vado a prendermi lo stesso il condensatore qui. Ecco qua. Questo qua. Vedete? Arriva sotto il processore. Ah, questa linea, questa qua, questo. Ce n'ha altri punti, eccolo qua. Questo qui. Questo qua? No, questo. Vabbè, questo anche, questo angolo qua.
Ha diversi punti comunque. Ma come vedete, aspettate, mi arriva sotto il processore, capito? Quindi è in diretto contatto con il processore. Se trovate un cortocircuito lì, ce l'avete qua sotto, è sotto il processore. Ecco perché ho detto, se trovate un cortocircuito qui che vi mostra su questo condensatore qui, siete nei guai. Perché vuol dire che il processore, può esserci qualche altra linea attaccata? Sì, può esserci un condensatore comunque sulla stessa linea, può esserci un qualsiasi altro chip o componente sulla stessa linea, sì. Ma se poi andate a togliere il processore e vedete che qui il cortocircuito è sparito, perché come vi ho fatto vedere qui adesso io non ho più 0 ohm, ok? Se io vado a misurare in valore di resistenza, ok, negativo con negativo, e vado a misurare con il positivo, io qui ho, vedete, kilo ohm, 15 kilo ohm, 14 kilo ohm. Capito? Siamo nel valore dei kilo ohm. Se invece vado al contrario, mi mostra 4,3, 4,4 kilo ohm stabili. Quindi per questioni tecniche vi dico meglio fare così, perché dall'altra parte se non si carica il condensatore, questo qui, e vi continua a variare il valore di resistenza come avete visto prima. Vedete? Lui comincia a caricarsi, non si capisce mai, poi comincia a mega ohm. Va giù 800 kΩ, 700 kΩ, 600 kΩ. Invece se fate così, positivo rosso sulla massa e negativo andate a misurare, avete un valore ben più stabile di 4,4. Ok? Ecco qua. Quindi niente. Ragazzi, capita. Può capitare, non ci si può fare niente. Fate attenzione, ok? Alla porta. Non andate a scassinare la porta come se non ci fosse un domani. La porta è direttamente collegata con questo chip e con questo chip, e questi due chip sono direttamente collegati con il processore. Quindi fate attenzione, ok? Purtroppo anche questa console non si può fare niente, morta è morta. Quindi niente, ragazzi. E lasciate un like se vi è comunque stato utile. Iscrivetevi se volete vedere ancora video così. Commentate sotto se vi vuole, se chi vuole, se volete. E noi ci vediamo in un prossimo video, sperando che sia una riparazione di successo. Ciao a tutti, ragazzi.